Grave lutto nel mondo della politica italiana. È morto infatti proprio oggi, 14 aprile 2019, il grande Giuseppe Ciarrapico. Era un imprenditore, un politico, ma anche un editore italiano. Era nato a Roma il 28 gennaio del 1934. Oltre a tutte queste cariche che ricoprì, fu anche ex senatore del Popolo della Libertà, il partito di centrodestra di Berlusconi. Fu gestore anche delle Terme dei Fiuggi e pensate che dal 1991 fino al 1993 fu addirittura presidente della AS Roma, l'Associazione Sportiva Roma. Un pilastro della politica italiana dunque se ne va come costui, uomo davvero di grande bravura, di grande, chiamiamola, importanza nell'ambito della politica italiana. Grazie a tutti per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Datemi le vostre opinioni. Questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy di Giuseppe Ciarrapico, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo se ne va un pilastro storico della politica italiana. Se questo video dovesse dare fastidio o violasse la privacy, basterà che il diretto interessato o i reti interessati mi mandano un'email al mio indirizzo di posta narratoreitaliano@gmail.com e provvederò a eliminare questo video, ma se non mi arriverà nulla significa che tacitamente può rimanere qua su YouTube. Grazie, un cordiale saluto, Giuseppe Ciarrapico, riposi in pace, amen.